soprattutto a partire dall'agenda europea sulle migrazioni del maggio del 2015. L'Unione Europea e poi quindi i singoli Stati hanno puntato sul rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne, con l'obiettivo dichiarato di garantire maggiore sicurezza e persino la libertà di circolazione prevista dal regolamento Schengen. Si parla quasi di ritorno a Schengen grazie ad un maggiore controllo alle frontiere esterne. Purtroppo fino ad oggi abbiamo avuto un'intensificazione dei controlli alle frontiere esterne, ma non c'è stato affatto questo ritorno a Schengen. E in cosa consiste la esternalizzazione dei controlli di frontiera e il rafforzamento poi delle frontiere esterne? Ma fondamentalmente nell'aumento delle forze di polizia, quindi parliamo di Frontex, ma parliamo anche della missione europea EUNAVFOR Med, definita anche Operazione Sofia, che nasce lo scorso anno e si dispiega al regime nel corso del 2016, con 7 navi a guida italiana e con compiti prevalenti di contrasto dell'immigrazione irregolare. Qui c'è il solito tragico gioco che si fa dopo le tragedie in mare del Mediterraneo, che si propongono operazioni di contrasto dell'immigrazione irregolare per salvare vite umane. In realtà le vite umane si continuano a perdere, il numero delle vittime e dei dispersi aumenta continuamente e le rotte diventano anche più pericolose, si differenziano, si allargano. Al di là del contrasto in mare, poi l'altro aspetto, che ovviamente presuppone degli accordi con i paesi frontalieri, quindi con l'Egitto, con la Libia, con la Tunisia, con l'Algeria, ci sono forme di intesa anche operativa, non accordi internazionali, ma protocolli operativi tra le autorità militari, tra le guardie costiere, dove esistono dei paesi confinanti come zone di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo. C'è poi un altro aspetto importantissimo dell'esternalizzazione, che si traduce con accordi con i paesi di origine o di transito per impedire le partenze verso l'Europa o peggio per riportare in questi paesi persone che sono riuscite ad arrivare in Europa. Praticamente mi riferisco all'accordo stipulato il 3 agosto con il Sudan, che poi ha permesso l'espulsione di una quarantina di sudanesi da Torino in totale violazione delle norme internazionali che vietano di essere respinti in paesi nei quali si rischiano trattamenti inumani o degradanti. E qui viene in gioco sia la Convenzione europea sulla dei diritti dell'uomo che l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra, che vieta il refoulement, dove insomma, si può verificare il respingimento verso un paese nel quale una persona può subire violazioni gravi dei propri diritti e anche della propria, del proprio corpo, della propria identità. E l'altro aspetto sono gli accordi con i paesi di transito come il Niger, che si sta cercando di chiudere. Il ministro Gentiloni è stato proprio in questi giorni in Africa, ha visitato il Niger, il Mali e il Senegal. E sono paesi con i quali si sta cercando di concludere dei compact che significa? Significa accordo bilaterale tra un paese europeo e un paese terzo, sostenuto da una congrua corresponsione di denaro nella forma della cooperazione allo sviluppo, che di fatto però è il prezzo perché questi paesi trattengano le persone o le riprendano in riammissione quando vengano respinte o espulse dal paese europeo. E i Migration Compact sono una delega dell'Unione Europea ai singoli stati per negoziare operazioni di blocco e di respingimento dei migranti verso i paesi di origine. Addirittura pare che ci sia in discussione anche un accordo con l'Etiopia, ma già l'accordo con il Sudan per tutta l'area è fortemente preoccupante, dal momento che il Sudan oggi è uno degli snodi nevralgici per la fuga di persone che cercano di salvare la vita dall'Eritrea, dalla Somalia e passano dal Sudan, e poi ancora per il preoccupante l'ipotesi di accordo con Niger, perché si pensa di costruire in Niger un grande campo di raccolta che dovrebbe servire per bloccare in Niger le persone e impedire di farle transitare verso la Libia o per riportare in Niger, in questo campo, le persone che dovessero venire trovate in Libia ed espulse verso sud. Questo inasprimento dei sistemi di controllo, che non garantisce alcuna legalità nei paesi di origine e di transito, anzi accresce le mafie, rafforza le mafie, chi gestisce il traffico e spesso anche governi che non rispettano affatto i diritti umani, come il caso del governo del Sudan e anche come il governo egiziano, che in qualche modo è un attore forte di queste vicende, perché esercita un forte controllo anche su buona parte della Libia attraverso il generale Haftar,
con il governo di detto governo di Tobruk, è in qualche modo è uno degli attori che determinano le politiche nell'Africa settentrionale.